È un obiettivo ambizioso. Si parte dal centro di compostaggio per arrivare a numeri che sono ormai nordici, non siciliani. La Sicilia è al 5%, mentre ci sono comuni come Niscemi che superano di gran lunga il 50%. Significa non pagare ecotassa, significa abbattere i costi e significa avere un proprio centro di compostaggio. Questo secondo me è la prima fase. Ora bisogna lavorare sulla discarica di Timpazzo, lavorare sui CCR dei vari comuni. Ad esempio in questo momento nella mia città si sta realizzando il carotaggio per vedere se c'è la possibilità di continuare a montare questi centri. Noi siamo convinti che da qui a fine del 2016 saremo il lato, o meglio la SRR più virtuosa che c'è non solo in Sicilia ma in gran parte d'Italia. È un progetto molto importante che parte lontano, dimostra ancora una volta come lato CL2 abbia lavorato bene durante questi anni. Infatti non è un mistero che lato CL2, di cui facciamo parte noi insieme a altri 7 comuni, è il lato più virtuoso della regione Sicilia. Questo è l'ennesimo passo nell'ambito del compostaggio che ci permetterà, speriamo tutti, di abbattere i costi. Ovviamente un giorno importante per noi che scarichiamo l'umido molto lontano, ci permetterà di ridurre, dicevo, i costi, quindi abbattere ancora di più la tariffa ed essere più vicini ai cittadini avendo un servizio ottimale. Il punto di forza soprattutto di questo comprensorio è la sinergia che c'è fra tutti noi sindaci, dove unitariamente portiamo avanti quel progetto di pulizia, diciamo in termini ambientali, di un efficientamento sano per quanto riguarda i rifiuti. Si sono raggiunti risultati ottimi per quanto riguarda la differenziata. Nell'intero comprensorio di cui apparteniamo siamo nella media del 40% e credo che in Sicilia sia una delle più alte percentuali che esiste. Oggi inauguriamo questo impianto di compostaggio, un altro traguardo che viene raggiunto dalla SRR, dal lato. Quindi per noi rappresenta un momento importante per tutti i sindaci che vi hanno preso parte. Dopo vari inchippi burocratici, finalmente oggi si riesce a inaugurare questo centro di impianto di compostaggio. Naturalmente i vari comuni avremo delle grosse difficoltà, abbiamo anche delle difficoltà in corso, tipo il mio, che sicuramente sulla differenziata ancora non abbiamo raggiunto il top, ma è il nostro dovere impegnarci affinché possiamo fare un'opera migliore e quindi portare anche la nostra comunità a valori alti di differenziata.